Presidente Fini, che fa? Torna? A Milano sempre con piacere. Senta, oggi si parla di riforma costituzionale, del referendum, non sappiamo ancora il giorno in cui si svolgerà questa consultazione, abbiamo sentito il Presidente Renzi sostenerla a gran forza, ma il fronte del no sta crescendo parecchio. Mi auguro che vinca il no, perché è una riforma pasticciata, è una riforma che se approvata fa dell'Italia una repubblica unica in Europa, in Occidente. Non può far riferimento al premierato britannico, al cancellierato tedesco, al semipresidenzialismo francese, un unicum, ma soprattutto un unicum che non garantisce quelli che sono gli interessi reali del cittadino. Senta, la scena politica, abbiamo citato il Premier Renzi, sembra abbastanza confusa, il Movimento 5 Stelle sta palesando i limiti che molti contestavano, a destra per quanto la riguarda rispetto alla sua storia, c'è molta confusione, c'è un Matteo Salvini che sta facendo la parte del leone. Sì, Salvini ha il pregio di avere delle posizioni chiare, 9 volte su 10 non le condivido, ma il problema non è se le condivido o meno Fini, è che con quelle posizioni il centrodestra molto difficilmente rappresenterebbe un'alternativa credibile come governo del paese. Credo che il problema del centrodestra non sia quello dell'individuare il futuro candidato premier o decidere chi è il leader, al contrario sia quello di individuare quei 4, 5, 10 punti programmatici da tutti veramente condivisi da presentare agli italiani come alternativa all'attuale governo di Renzi, il che vuol dire però sciogliere i nodi. Faccio l'esempio forse più facile, Salvini dice in ogni circostanza che bisogna uscire dall'Unione Europea, che l'euro è una gabbia, è una posizione legittima ma è una posizione che non è condivisa da buona parte degli elettori del centrodestra e non è che si può trovare un compromesso a ribasso, usciamo un po' oppure vediamo quel che succede. Il centrodestra deve far chiarezza su alcune questioni. Senta, ma la destra che è erede della sua esperienza politica sembra ben poca cosa oggi, qual è il problema? Fratelli d'Italia interpreta, e lo dicono i numeri, quindi la mia non è una polemica nei confronti di Giorgia Meloni, anzi auguri per Ginevra, i numeri dimostrano che Fratelli d'Italia raccoglie un consenso che è un terzo circa di quello che era il consenso di Alleanza Nazionale. Il problema non è la capacità del leader, che Giorgia è brava, evidentemente il problema è che la linea politica che i Fratelli d'Italia portano avanti non incontra i favori di tanti ex elettori di Alleanza Nazionale e questo è un problema che la classe dirigente di quel movimento si dovrebbe porre. Lei ha voglia di rimettersi in gioco? Ma io continuo a far politica, nel senso che impegnarsi per il no al referendum è un impegno politico. Ho costituito un'associazione che si chiama Libera Destra, che segue soprattutto le questioni di carattere internazionale. La politica è l'impegno nei confronti della polis. Sono stato in Parlamento più di 30 anni e non credo che, come dire, la politica sia necessariamente avere in tasca una tessera di partito e magari candidarsi.